rimbalza il pallone, Morganti era molto vicino, ha optato per un fallo di mano. Via quinta, Aquilani, Quagliarella, bella l'apertura per Krasic, si avvicina Motta, Krasic può puntare Criscito che è già ammonito, lo lascia andare infatti Krasic fino in fondo, Krasic, Edoardo Rete, Krasic è tornato, Milos Krasic. Che gol straordinario, come riesce a prendere velocità, ma determinante la posizione dove riceve palla, sulla linea laterale. Questo gli permette di prendere velocità, puntare Criscito che non lo può affrontare diversamente, tra l'altro all'interno dell'area di rigore. Poi sulla conclusione non perfetto Edoardo, che riesce ad arrivare sulla conclusione, ma non la devia fuori dello specchio della porta. Abbraccia Hasan Salihamidžić, Milos Krasic, quarto gol in Italia per lui dopo la tripletta al Cagliari del 26 di settembre, ma soprattutto dopo l'infortunio, torna e segna, è andato via Criscito e vedete lo lascia proprio andare perché sa di non poter intervenire. Krasic poi va a calciare, Edoardo tocca soltanto, certo non è fortunato il Genoa. 2-0 per la Juve. Quindi vediamo la conclusione di interno destro, prende quasi sul tempo il portiere che ha un buon riflesso, riesce a mettere la mano su questa conclusione, ecco da qui lo rivediamo bene, però non riesce a deviarlo, gli si abbassa, quasi gli passa sotto la mano, la palla colpisce il palo e finisce in rete. 24 minuti del primo tempo, Genoa 0, Juventus.